Il pasticcio, la lasagna al forno è il cibo domenicale d'eccellenza, mangiato e gustato in famiglia, anche se la ricetta non è prettamente veneta. Il cuoco Medeo Sandri spiega che la lasagna tradizionale si deve fare con il ragù di almeno tre tipi di carni, quali manzo, vitello e maiale. A queste si può aggiungere anche un po' di polpa di pollo. Al macinato di carne, oltre al pomodoro e al vino, si deve rigorosamente aggiungere un mazzetto aromatico con erbe classiche, quali rosmarino e basilico, ma anche una stecca di cannella e chiodi di garofano. Dopodiché lo chef spiega che per ottenere l'ottimo ragù lo si deve lasciare cucinare e pipare a fuoco basso per molto tempo. Il secondo elemento fondamentale del pasticcio è la besciamella, fatta partendo da burro e farina con l'aggiunta successiva di latte bollente. Amedeo Sandri suggerisce di utilizzare 1 litro di latte, 1 etto di burro, 70 g di farina per una salsa leggermente densa e priva di grumi. La pasta per la lasagna può essere acquistata in negozio, però se si opta di farla in casa, allora il cuoco ricorda che bisogna farla bollire per una rapida precottura prima di utilizzarla per gli strati.